Assessora Gallera, in questa fiera del giocattolo ci sono anche dei presepi fatti da bambini in ospedale, quindi un messaggio importante di speranza anche per questo. Esattamente, abbiamo colto al volo questa opportunità e questa richiesta di partecipare a questa fiera, una fiera del giocattolo che aveva un'esposizione di presepi natalizi, quindi un grande simbolo della nostra tradizione, e abbiamo coinvolto i bambini nei nostri ospedali, svagandoli, trovandogli anche un motivo per non pensare al dolore, alla sofferenza, alla loro malattia in quel momento, e invece trovando uno sprazzo di gioia nel fare un presepe, addirittura usando le provette in cui si mette il sangue, piuttosto che le siringhe, e addobbandole, usando i personaggi del presepe. È venuto fuori dei presepi bellissimi che oggi verranno premiati, ma il grande premio è stato la gioia e il sorriso di questi bambini. Viva il Natale, e il Natale può essere anche un elemento che porta gioia lì dove ce n'è più bisogno e ce n'è meno. Occasione anche di ricordare l'ospedale del bambino, a che punto è? A ricordare che stiamo facendo qualcosa di molto importante. Al Buzzi sta nascendo il grande ospedale del bambino, che sarà un punto di riferimento, che valorizzerà le competenze dei nostri migliori professionisti che oggi già lavorano nella SST Fate Bene Fratelli Buzzi, e che grazie a questa, ai importanti investimenti che stiamo facendo, 40 milioni di euro, doteremo la città di un punto di riferimento straordinario per le malattie dei bambini.